La capacità aerobica rappresenta la massima quantità di ossigeno che il nostro corpo riesce a utilizzare per unità di tempo. Migliorare la capacità aerobica ci permette di aumentare l'afflusso di sangue, ossigeno e nutrienti ai nostri muscoli e di conseguenza le nostre performance. Dopo aver dedicato 30 giorni alla corsa lenta, se non hai ancora visto il video ti lascio il link in descrizione, ho deciso di investire i prossimi 30 giorni nel miglioramento della mia capacità aerobica. Per valutare i risultati dell'allenamento servono dei parametri oggettivi. Per questo motivo ho deciso di iniziare e concludere questi 30 giorni con un test da campo per stimare il mio VO2 max. Ho deciso di utilizzare il test dei 7 minuti, che consiste nel percorrere la massima distanza possibile in 7 minuti di tempo, ovviamente cercando di mantenere un passo costante. Per eseguire il test sono venuto in pista. L'allenamento di oggi prevede un buon riscaldamento, il test dei 7 minuti e un 4x400 alla mia massima velocità aerobica. Eseguito considerando che era da molto tempo che non correvo a questi ritmi, devo dirmi soddisfatto. Ora recupero completo di 3 minuti e poi 4x400 con recupero 200 metri di corsa faccia. Allenamento completato come da programma, ti consiglio di guardare il video fino in fondo per scoprire come ricavarti il VO2 max e come utilizzare questo parametro nei tuoi allenamenti. La prima settimana, oltre al test dei 7 minuti, ho effettuato un test FTP sui rulli. Sì, lo so che non è un'attività specifica per la corsa, ma ti assicuro che è un ottimo allenamento per migliorare la capacità aerobica. Per vedere i risultati del mio test FTP e gli allenamenti che seguo sui rulli, ti lascio il link del video. Negli altri giorni ho effettuato attività di fondo, arrivando ad un totale di 83 km. La seconda settimana ho seguito il programma di allenamento di Jakob Ingebrigtsen, uno degli atleti più veloci del mezzofondo mondiale. Tra gli allenamenti per migliorare la capacità aerobica ho eseguito la fatidica doppia seduta di qualità giornaliera che ti consiglio assolutamente di vedere. Settimana davvero intensa che mi ha portato a percorrere circa 120 km. Settimana 3, come primo allenamento di capacità aerobica, utilizzerò il protocollo di Bigliat, che prevede dei brevi intervalli di altissima intensità corsi alla massima velocità aerobica con dei brevi intervalli di recupero. Nel mio caso utilizzerò il protocollo 30 più 30, ovvero 30 secondi forte e 30 secondi di recupero per 16 volte. Ho scelto di svolgere questo allenamento in pista così da avere dei riferimenti precisi. Allenamento completato, con un recupero così breve ed incompleto, la fatica si accumula soprattutto nelle ripetizioni finali. Tutto sommato è stato un allenamento stimolante ma davvero intenso. Settimana 3, seconda giornata di qualità. Oggi il menu prevede una parte centrale con 4 intervalli da 3 minuti corsi al ritmo VO2 max con 2 minuti di recupero attivo. Come ritmo VO2 max prenderò la velocità del test dei 7 minuti. Tra un intervallo e l'altro preferisco recuperare con una corsetta leggera, così da tenere i muscoli sotto pressione. Intervalli finiti, troppa gente sul lungomare, la prossima volta meglio farli in pista. Ora di faticamento fino a casa. La terza settimana, oltre agli allenamenti di qualità che hai visto, è stata una settimana di scarico. Infatti mi sono preso un giorno completo di riposo e ho completato la settimana con attività a bassa intensità, per arrivare a un totale di circa 80 km.
settimana 4, primo allenamento di qualità, oggi 6 per 800 metri con recupero, corsa facile 200 metri. L'obiettivo dell'allenamento è di correre le 6 ripetute entro i 3 minuti. Essendo un allenamento con recupero incompleto, la difficoltà probabilmente arriverà nelle ultime ripetizioni. Per 800 andati meglio del previsto, infatti sono andato sempre più forte del target e negli ultimi due ho anche accelerato, segno che questo lavoro di capacità aerobica sta iniziando a dare i suoi frutti. Secondo allenamento di qualità della settimana, il menù di oggi prevede 10 ripetute in salita da 30 secondi con recupero attivo di 1 minuto. Queste ripetute andrebbero eseguite a intensità molto elevata, così da massimizzare il potenziamento muscolare e stimolare il massimo consumo d'ossigeno. Ovviamente evitando di forzare e facendo attenzione alla tecnica di corsa, così da non sovraccaricare i muscoli e tendini. Se stai apprezzando questo video, fammelo sapere mettendo un like. E soprattutto aiutami a condividerlo con i tuoi amici e sui tuoi canali social. Ripetute finite, in questa tipologia di allenamento consiglio di non arrivare all'esaurimento, ma di terminare con ancora delle buone sensazioni. Nella quarta settimana, oltre alle attività condivise, ho effettuato allenamenti di fondo, una corsa di recupero e una corsa lunga di circa 22 km, portandomi a casa all'incirca 85 km settimanali. Ho concluso questi 30 giorni ripetendo il test di 7 minuti per valutare i risultati ottenuti. Pronto per il test di 7 minuti. Prima di svelarti i risultati del test, se non l'hai ancora fatto, ti chiedo di iscriverti al nostro canale YouTube. Per noi è davvero importante far crescere i numeri di questa community e farci conoscere sempre da più persone, così da poter continuare a fornire contenuti e nuovi video. Perciò, mi raccomando, clicca sul bottone qui in basso e unisciti a noi. Veniamo ai risultati del test. In 7 minuti ho percorso 2070 metri, ad un passo medio di 3 minuti 23 secondi al chilometro, migliorando di 8 secondi al chilometro il risultato di 30 giorni prima. Per me che corro lunghe distanze, un ottimo miglioramento. Come promesso ti spiego come a partire da questo test possiamo avere una stima del nostro massimo consumo di ossigeno. Esistono diverse tabelle che a partire dalla distanza percorsa ci aiutano a stimare il nostro VO2 max. Tra le più conosciute c'è sicuramente quella di Orlando Pizzolato che troviamo nel suo libro. In questo video, per semplicità, utilizzerò una formula proposta da Albanesi, a mio avviso abbastanza attendibile, che prevede di moltiplicare la distanza percorsa in chilometri per 29. Nel mio caso, utilizzando questa formula, passo da un valore di 57,7 del primo test a un valore di 60 nel secondo. Risultato tendenzialmente confermato anche dal mio Garmin, che mi fa passare da un valore di 57 a uno di 59. Ci tengo a precisare che questo risultato molto probabilmente è dovuto a una miglior condizione e una maggiore abitudine a correre a ritmi intensi, piuttosto che a un reale miglioramento del massimo consumo d'ossigeno. Per questo motivo, al di là del valore teorico di VO2 max, che è difficilmente spendibile nei nostri allenamenti, consiglio di utilizzare il passo medio del test dei 7 minuti,
che è un'ottima stima della nostra massima velocità aerobica e può essere utilizzato per impostare al meglio i nostri allenamenti. Spero che questo video ti sia da stimolo per impegnarti e ti abbia fornito degli spunti utili da inserire nei tuoi allenamenti. Come al solito ti chiedo di scrivermi qui sotto nei commenti per farmi sapere che cosa ne pensi di questo video, se hai mai effettuato un test dei 7 minuti e qual è il tuo risultato. Noi ci vediamo al prossimo video, a presto, ciao!